Guardala! Guarda che gelo della giacca! Oh. Che gioia! Guarda! Qui, questa è la prima pietra di una costruzione bestiale che sarà uno stadio che parte da... Guarda, sta attento, eh? Hai visto? La faccio così. A posto. Faccio uno stadio che contiene 1.475.973 persone. Non una di più, non una di meno, non venite a farmi delle storie e delle raccomandazioni. Il mio non entra nessuno. Faccio uno stadio che è roba che i proprietari di Wimbledon e di Wembley e del Maracanã e anche della Forza Coraggio si stanno vomitando addosso dall'invidia. È una roba bestiale. Perché parte da qui. Guarda, ti faccio vedere, il concetto è nuovo. Perché guarda, parte da qui, no? Adesso ti faccio vedere una roba. Guarda. A questo qui non si guarda in bocca. Guarda, visto? C'è la pendenza. C'è ancora la pendenza. Poi prendi, fai così. Parti da qua, fai, ti metti qui, no? Dopo vai e faccio, guarda. Allora, lo stadio lo faccio tutto in... lo faccio tutto dentro, lo faccio in madreperla. Gli metto dentro tutta la madreperla. Questo qui, il rustico, lo faccio in opale, di modo che se venisse uno che magari c'ha bisogno, perché una volta non si è bagnato anche tutte le gambe. Poi faccio questo qui, lo faccio, lo metto qui, no? Faccio così. E dopo da qui... metto su un altro, questo, no? Che cosa? Lo metto così, incrociato. Dopo, di modo che fai, è un lavoro questo qui bestiale, perché fai, metti su, no? E dopo gli fai, tieni indietro tutto così, e dopo si petti, no, questo non si può fare. Questo non lo faccio, non è nel progetto. Poi lo faccio. Tutti i posti sono tribuna centrale numerata e riservate alle autorità. Poi faccio il prato di insalata, di modo che insalata russa. Poi faccio le linee, le faccio di caviale iraniano, e di modo che vado lì e li metto giù così, no? Poi li faccio giù tutta la sua bella linea, ecco. Poi ai bordi del campo metto i magnum di champagne di 100 litri, che anche Germelli ne ha comprati due, che è uno champagne di una bontà che... Io, insomma, io l'ho assaggiato una volta che era compleanno di un entrenore, ho detto, questo qui non è champagne, questo è rosé. È una cosa bestiale. L'arbitro, le porte le faccio tutte d'oro, le ho già commissionate, dipende da una telefonata, perché aspetto una telefonata o da Manzù o da Michelangelo che mi devono dare queste belle gioie impregnate di quello del terrore. Presentimenti. E poi l'arbitro lo vesto come Hitler, mi mantiene l'ordine in campo, di modo che un domani se dovesse qualche cosa, voglio vedere io se con Hitler vuole a fare le cose come è andata quella volta là che mi si ricordo ancora adesso. Date via di qua. Mario! Vengono sempre qua perché vogliono fare le universiadi. Le universiadi le faccio martedì. Oggi finisco lo stadio. Se poi non mi venisse la gente, la faccio venire io per forza. Faccio una prigione popolare. L'hanno già fatto anche là. Che momentaneamente c'è della gente che ha un umorismo che non si può neanche chiamare umorismo, perché non è umorismo. Insomma, io ho il brevetto del Cile. Mamma, barrito stasera, vado a Voghera con l'accelerato delle 7:15. Che cosa sta facendo lei lì dietro? C'è in casa nessuno? Sì, non c'è in casa nessuno, ma sono belle arti. Venga fuori di lì subito, immediatamente, altrimenti la distruggo, la rovino, la butto sul lastrico. Venga fuori, cosa sta facendo qua? Niente, sono tuo presentimento. Cosa? Cosa sta facendo sul ring? C'era il rigore, sono alzati tutti e ora tutti sono... E questa roba qui che cos'è? Questo video è stato... Aia, che dolore tremendo, disgraziato e povero! Ma cosa ha fatto? Ha tagliato il nastro, è pazzo, no. Veramente, è matto lei, perché ha tagliato?
No, ho inaugurato lo stadio. Quale stadio? No, l'ho fatto prima. Guarda. Cosa sono queste macerie? Belearti deve sapere cosa succede qua dentro. Questo, cos'è sta roba? Questa, la prima pietra. Cos'è? Mi sta scagliando la prima pietra. Sono senza peccato. La gente ha messo la prima pietra di baite popolari pericolanti che sono cadute subito. Disgraziati, no. Disgraziati. Io stavo facendo su uno stadio. Quale stadio? Parte da qui. Non mi sono su che mi sono pietinato. Cosa? Si pietina cosa? Va su, si staglia maestoso verso il cielo. E alle alte cime passa su da Canzonissima e c'è la Carrà. La Carrà e la signorina Carrà, è d'accordo? Eh? È venuto giù buon compagno e mi ha detto testuali. Cosa? Tenga. Sono dei miei ammiratori. Mi tenga qua. Cresceranno e si moltiplicheranno. E verranno tutti allo stadio a vedere lei, che diventerà un grande campione, forse un portiere. Ma mi ha caricato! Ho la lingua amara e lei è entrato a gamba tesa. Disgraziato! Sono un invalido. Che disgraziato! Simulazione di fallo, rigore! No! Giusto, rigore! No, non... Rigore! Ma rigore. Che rigore? Avanti, gli ultimi portano il tavolo! Vanno subito in porta! Io rigore! Qui facciamo la porta! E glielo sparo! Il tavolo! Guardi qua la gamba! Mi ha staccato anche il menisco! Cosa? Mi ha staccato il menisco! Io lo faccio il rigore! Sono il fratello di Tomasetti! Sono pronto! Io sono pronto, Pollo! E allora? Ti fiondo una scarrilata di punta che ti faccia venire anche la bronchite! Spara! Che io faccio bene! Spara! Parato! L'ho parato! Rifare! Rifare! L'ho parato! Rifare! Ma perché rifare? Perché lei si è mossa e lui no! Ma rifare! Mani dietro la schiena! Mani dietro la schiena! Cosa vuole? Parlare con le mani? Pollo, ti ho aumentato anche la potenza di presa di corrente! Prendi questa! Parato! L'ho parato! Rifare! Questo rifare, l'ho parato, rifare, giuro che l'ho parato! Rifare! Ma perché? Perché adesso prima si è mosso lui e è rimasto fermo! E allora cosa devo rifare? Fare? Rifare! Io ti bendo gli occhi! Voglio vedere cosa sei capace! Ma se l'ho parato questo qui! Ti bendo gli occhi! L'ho visto arrivare, ho visto come un presentino. Quante sono queste mani? Quante sono? Due! Ci vedi, eh? Sì, grazie! Spara! Spara! Parato! Questo! Rifare! Rifare! Sono sicuro! Rifare! L'ho parato! Faccia vedere! Che parata! Ferita da corpo contundente! Squalificato! Ma per... Vinca il migliore! Grazie arbitro, per quella cosa là siamo d'accordo, grazie. Abbiamo vinto, siamo vinto i migliori! Ma perché? Ma perché mi hai fatto rifare quattro volte? Ho fatto quello che ho potuto, ma lui è più forte, anche finanziariamente, per forza! Ciao Vigoroni, ti faccio minestrone! Ciao Vigoroni! Ma io non posso andare avanti a parare tutti i rigori da solo. Ma come? No, va. Mi sento bene. Ho mangiato il pesce. Ho parato tre rigori. Ho parato anche una damigiana. Ho mangiato il pesce. Adesso poi, quando vengono giù tutti questi qua di Canzonissima a chiedermi i biglietti per lo stadio, ci sarà da ridere e in prima fila ci sarà la signorina ballerina. E io sono qui a aspettarli, perché non verranno giù mai questi. Non verranno giù mai da me, come nel ciclismo. Lo stesso è nel ciclismo. Stessa roba! Mario! Con i sentimenti, Vigorone! Prepara il minestrone che arriva uno squadrone. E la vita, la vita! E la vita, le bella, le bella! E la vita, la vita! E la vita!